parole: coesione sociale, assimilazione, partecipazione, periferie visibili. La parola che contiene anche tutte le altre in realtà è coesione sociale, perché è l'elemento che sostanzialmente manca nelle nostre città, o perlomeno c'è, ma a volte non viene reso visibile, e comunque c'è in determinate condizioni, in determinati momenti, non è un movimento continuo, costante di crescita in consolidamento. La coesione sociale è fondamentale perché un territorio possa esprimersi al meglio nelle sue potenzialità, perché altrimenti il tessuto tende continuamente o ad allentarsi o a lacerarsi, e devono essere fatti degli sforzi perché questo tessuto si ricomponga e diventa qualche cosa che tiene in un determinato contesto. Partecipazione e assimilazione, cioè là dove la coesione sociale si manifesta è più facile l'assimilazione, perché è più facile che le persone che vengono da fuori del contesto sociale, economico, politico di una determinata città, comunità, possono trovare una collocazione, un modo di essere, un modo di esprimersi, anche perché la coesione sociale si nutre di diversità, non nasce solo dal fatto che le persone siano aggregate, ma che siano aggregate in un modo creativo ed evolutivo. E questo porta al terzo concetto, che è partecipazione, cioè l'idea che le persone che sono in un contesto in cui c'è coesione sociale, c'è assimilazione, hanno una possibilità, come dire, maieutica in qualche modo, di partecipare. Io qui mi fermerei nella parte, diciamo, che riguarda questo concetto di coesione sociale, che contiene queste altre due diciamo sottodeterminazioni, che poi hanno anche una loro autonomia, non solo concettuale ma operativa, pratica. E ecco, i nuovi contesti urbani. Mi riferisco a una espressione di Piano, che ha recentemente scritto che una delle sfide del futuro sarà il rovesciamento della posizione delle periferie, che vengono considerate sempre appendici delle città, e invece in questi nuove dimensioni urbane creative cominciano a diventare dei centri, dei luoghi in cui si fanno sperimentazioni attive, creative, in cui questo elemento assimilazione e partecipazione è particolarmente vivo, evidente. Mi viene in mente che, per esempio, aree operaie, industriali di vecchio tipo, penso per esempio a Mirafiori a Torino, che è diventato un luogo molto attivo grazie alla Fondazione di Comunità, che ne ha fatto un centro propulsore di innovazione, di creazione, con una partecipazione larghissima sia di elite del mondo della cultura industriale, ma anche proprio delle persone che si sono riappropriate in un'altra forma di questo territorio, creando dei luoghi particolarmente piacevoli di frequentazione. Quindi un luogo che era di spersonalizzazione diventa un luogo di intensità dal punto di vista dell'interazione e dal punto di vista anche appunto dell'assimilazione e della partecipazione.